naturale di Monte Mario, mi trovo nella parte bassa della riserva, praticamente sul Lungotevere. Questa è la collina di Monte Mario, dove c'è il forte di Monte Mario, una riserva naturale urbana. E praticamente qui sto all'ingresso di via Gomenizza, dove ci dovrebbe essere, almeno da quello che ho appreso dal libro, dall'ultimo libro di Luigi Ploss, Zona Traversate Libere, anche dal post sul suo blog, ci dovrebbe essere addirittura un'ulteriore fortificazione dell'enorme forte di Monte Mario. Ecco i cartelli, riserva naturale di Monte Mario, centinaia di ettari di riserva naturale nel cuore di Roma. Ecco qua, riserva naturale di Monte Mario. E praticamente Luigi Ploss dice che ci sarebbe quest'ulteriore cinta fortificata, cioè quest'ulteriore casamatta o fortificazione che starebbe vicino all'ingresso di via Gomenizza. Questa è via Gomenizza, questo è l'ingresso di via Gomenizza. Quindi me la devo andare a cercare. Allora, oltre quella recinzione c'è la fine del vallone fortificato, però in mezzo, a parte che è chiuso il cancello, ma poi c'è una tendopoli lì. Io dovrei cercare di capire dove sarebbe sta quest'ulteriore fortificazione, perché qui, ok, qui c'è la fine della cinta muraria e va bene. Quella dove praticamente mi sono fermato io. Eccolo qua il vallone fortificato. Ma c'è qui, ci sono qui delle abitazioni, di là si arriverebbe alla casamatta se si riuscisse a scalare, altrimenti bisogna salire qua sopra e costeggiare il vallone fortificato. Ci sono delle corde che qualcuno ha piazzato, solo che sarebbe da capire. A questo punto me ne salgo sul perimetro della cinta muraria di qua. Questa è la fine della cinta muraria destra, c'è l'altra cinta muraria dall'altra parte. Questa è la fine del vallone fortificato, che non credo sia. Dunque, o quella fortificazione è quella occupata, questa costruzione occupata, però è occupata. Sì, lì c'è una struttura in muratura, potrebbe essere questa qui, effettivamente. Una piccola casamatta, perché questa sta proprio alla fine del vallone, perché poi non c'è altro, non, poi finisce il percorso. Quindi andiamo un attimino a costeggiare la cinta muraria. Questo deve essere una cosa interessante, perché c'è gente che ci si cala con le corde e va direttamente alla casamatta. Qualche corda appesa l'ho vista, ma insomma non credo sia semplice calarsi, non ci sono ferrate. Andiamo a vedere. Questo, vabbè, è il sentiero che porta su allo Zodiaco. Quindi per andare a costeggiare la cinta muraria, chiaramente bisogna andare in per di qua. Quindi già da qui abbandoniamo il percorso da Parco cittadino, ci andiamo ad avventurare nel wild, nel cuore di Roma. Ecco qua che cominciamo a vedere la cinta muraria, ci siamo praticamente sopra. Ecco tutti gli elementi tipici dei percorsi wild. Sarebbe interessante. Ah, ok, vedo che qui però è occupato, come il forte prenestino occupato. Però pare che non ci sia nessuno. Buongiorno. Scusate. Chissà se da qui si arriva al forte, la casamatta. C'è tutto un accampamento qua. Ma qui c'è sta la recinzione, però.
Vedo un po' estrema come cosa. Hai visto mai che trovo un passeggino per andare direttamente alla casamatta da via Gomenizza? Allora credo che la fortificazione ulteriore di cui parlava Luigi Bloff sia proprio quella lì che è occupata, quella che sta qua sotto dove c'è la tendopoli. E qui in teoria, se ci fosse modo di scendere, saliterebbe in un attimo alla casamatta, ma il problema è qui un po' spaltino. Spaltino e non vedo corde sistemate qui. Uno potrebbe pure tentare, però un po' rischia di farsi male, perché qui se vado a risalire la recinzione continua e poi non so come passo. Vedete il vallone fortificato che finisce. Poi questi sono tutti i rami fradici, per cui anche se io volessi arrampicarmi per uno di questi rami, non lo so, quello che posso provare a fare è seguire questa recinzione a vedere dove è che la gente si cala, perché ci stanno, ho detto prima, delle corde messe da qualcuno per scendere. Scivoloso, se ci stanno delle corde ci saranno dei buchi nella recinzione che arrivano proprio sopra al quanto si scivola qua. Questo è tutto tufo, è come uscire da una torre praticamente, questa cosa, come arrampicare la parete di una torre. Stesso materiale, stessa problematica. Non sai dove attaccarti, che gli alberi vengono giù. Magari dentro le forre non ci stanno i campi abusivi. E provo a costeggiare la situazione qua. Ok, lì c'è già un buco. C'è un buco nella rete, vediamo se. Quante volte ci fosse una maniera di qui è già alto, già il paritone è alto 7 metri, non ci stanno corde sistemate, qua stanno più avanti verso la casamatta, però qui non è proprio semplicissimo calarsi con la corda, è veramente molto alto il paritone, non ci sono ferrate, non c'è niente, ganci, uno si dovrebbe fare forza sulle braccia. Sono 7 metri,
non è facile. Dall'altro lato è peggio ancora perché il paretone è ancora più alto. Niente, che devo dire. Qui sinceramente non mi fido tanto a piazzare la corda a scendere. Qualcuno l'ha fatto più su, eventualmente provare. No, adesso me ne vado sempre per vie bush, per via fuori sentiero, e ne vado al sentiero principale perché può essere che qui mi imbatto nel corridoio che dalla casamatta spunta appunto su questo sentiero. Dalla casamatta ci sarebbe un ingresso, ecco, la casamatta sarebbe un'ulteriore fortificazione del forte di Montemario. Che sta in mezzo al vallone fortificato, non il forte vero e proprio che è occupato da senza tetto. Qui si vede insomma la parte esterna della cinta muraria, che è un po' complicata da percorrere con una camminata normale. Qui abbiamo pure le more, ma stanno seccando ormai fino agosto. C'è più niente. Io un attimino se riusciamo a incrociare quel corridoio che comunque è murato e chiuso, però chissà se tante volte ci si potesse salire sopra. Cioè, io insomma, me ne sto inventando tutte per cercare di inventarmi un'avventura pure oggi. Tornante, vedete qua c'è il sentiero principale che sembra un parco pubblico, poi ci sono i fuori sentiero dove ci si addentra in mezzo alla giungla. Praticamente l'avventura a chilometri zero, ma intesa proprio in senso letterale, non l'avventura a chilometri zero ai confini del comune, ma l'avventura a chilometri zero nel centro storico di Roma, vicino allo Stadio Olimpico. Avventura perfettamente fattibile senza macchina. Allora, qua no, niente. Qui niente. Vediamo se riesco a proseguire fuori sentiero, tenendomi sempre ai margini del vallone fortificato. Tante volte vedessi, a parte qualche senza tetto, però dico, tante volte vedessi un ulteriore modo di calarsi dentro al vallone. Se fossimo in due si potrebbe pure fare la calata in corda, ma da solo, se mi faccio male, perché è alto comunque, è proprio strapiombo, non mi ispira molta fiducia. Quindi un attimino, volevo andare a incrociare quel corridoio della fortificazione inferiore, la casamatta, che in teoria dovrebbe sbucare sul sentiero di Agomenizza, ma non c'ho idea di come, non c'ho idea se sia visibile, perché è tutto murato e non vorrei che fosse pure coperto di vegetazione. Allora, qui costeggiando il vallone dovrei riuscire ad arrivare a vedere la casamatta, quindi a capire un attimino
dove potrebbe essere quel corridoio, dove potrebbe sbucare se magari trovo un buco oppure non lo so, un modo di salirci sopra e di arrivare alla casamatta dal retro. Allora, qui mi conviene fa, o salgo sopra, qua è molto intricato. Una scena a piglio sicuro, stacca tutto qua. Spegnere la telecamera, qui non c'è niente di interessante da riprendere. Interessante qui man mano che si sale il panorama su Roma, e qui in fondo vedo la struttura in muratura, che sia questa la casamatta. Vediamo un attimo, perché ci dovrebbe essere l'imbocco del corridoio che porta dentro la struttura. Qui c'è una finestra. Di questa cosa sarebbe, perché ricordo che il corridoio della casamatta era murato, non c'era una finestra. Questa è la fortificazione di cui parlava Luigi Plus, l'ulteriore fortificazione, oppure non lo so, un pezzo di casamatta, ma devo girare meglio. E qua dentro vedo diverse stanze, no? Quindi può essere sia questa l'ulteriore fortificazione, non so, ci giro intorno per capirci qualcosa in più. Ci sono comunque delle finestre qui, finestre murate, quindi questo non sembra un pezzo della parete. Vedo sopra quella struttura di prima. Sempre qui per il sentiero, adesso infiliamoci di nuovo qua dentro al bosco per cercare di capirci qualche cosa, per cercare di capire se quello sia un pezzo della casamatta oppure se sia quell'ulteriore fortificazione di cui parlava Luigi Plus, quella che sta in prossimità di Gomenizza. Io qui ci sarei sopra fondamentalmente, però da sopra non è che si capisca un granché. Non vedo accessi di nessun genere. Boh. Devo arrivare al margine della cinta fortificata per cercare di capire dove sono. Non si capisce nulla qua. Signori, il centro di... Ecco a voi il centro di Roma. Al centro di Roma ci si viene con lo zaino, il macete, con la roncola. Allora, fermi tutti, io vedo la casamatta, mi sa. Eh sì. Muy bien. Ok, questa è la casamatta, perfetto. Allora, secondo me, quella era l'uscita. Sì. Perché la casamatta continua di qua. Allora quel buco che ho visto prima era l'uscita della casamatta su via Gomenizza, però è sbarrato, quindi non c'è proprio verso. Non lo so, un attimo qui se riusciamo a rabboccare la macchina di salirci sopra. Alla casamatta intendo.
sul tetto. C'è una parola perché tutto infestato di spini e di rovi. In teoria saremmo sopra i corridoi da casamatta, quindi sul tetto, però non si passa, non c'è modo. Adesso è proprio tutto completamente no. Vedi se riesco a vederla meglio, ma dubito proprio che mi faccio calare da qui. Qui sono carotone alto altri 7 metri, però eccola la casamatta, qui è altissimo, è proprio altissimo, non ci stanno manco le corde, però insomma ecco, perlomeno credo che sia la casamatta, non è che sto passando davanti a Villa Mellini, via del Parco Mellini. E chissà se qui sto in corrispondenza della casamatta, vediamo un attimino se ci ho indovinato. Quindi lasciamo di nuovo il sentiero principale e inoltriamoci nella giungla. Amici che seguite il canale dal nord o dal sud, questo è il centro di Roma, se volete venire a fare un giro in centro, in questa meravigliosa città, dovreste munirvi di macete, roncola, scarponi da trekking, zaino, tutti alla ricerca del forte di Monte Mario. Un attimo. Più complicato venire qui che andare nelle forre. Vedere un attimo se riesco a vedere qualcosa. Io non riesco neanche a costeggiare la fortificazione per capire dove sto, che è tutto intricato di vegetazione impenetrabile. Sto cercando di capire se sono arrivato alla casamatta oppure no. Non c'è verso di capirci nulla, perché qui il Parco Mellini, il centro di Roma, che si intravede di qua, viale principale, la giungla qua in mezzo. Andiamo al prossimo tornante, poi basta. Il prossimo tornante riprovo di nuovo a vedere se riesco a affacciarmi sulla casamatta. Se no, ce ne torniamo indietro. Sono arrivato quasi allo Zodiaco qui. Questa è la diramazione che va direttamente al forte, di qua si arriva su all'osservatorio, di qua si arriva al vialetto degli innamorati e quindi in teoria però non ci si riesce a vedere la casamatta, è impenetrabile sia al tornante sotto che da qui, quindi un po' complicato, avrei dovuto costeggiare tutto il vallone fortificato in mezzo ai rovi, ma troppo difficile. Di qua è inutile che ci vado, che è già fatto di arsire, da qua in 2 minuti si arriva alla scaletta che porta dentro al vallone fortificato. Ora sta pure venendo giù il temporale, quindi ci facciamo il viale principale fino a via
Gomenizza prima che mi bagno. Ci vediamo un po' di alternanza tra boschi impervi, vedute sulla città, scorci di Roma. Ecco Piazza Venezia laggiù. E niente, qui si conclude la nostra mini avventura, praticamente cercando di costeggiare il vallone fortificato venendo da via Gomenizza, cercando di capire quale fosse quell'ulteriore, ecco la Basilica di San Pietro laggiù. Quindi qui siamo a 500 metri dalla Basilica di San Pietro e siamo in mezzo alla giungla. E niente, dicevo, stavo cercando Roma, stavo cercando quell'ulteriore fortificazione, quell'ulteriore casamatta che o è quella occupata dai nomadi, dagli zingari, non so, insomma, senza fissa, non so chi siano stranieri, nomadi, non lo so, comunque beh, persone bisognose, quindi tutto rispetto, non stiamo qui a giudicare, ognuno ha bisogno di un tetto, evidentemente, quindi ora quella struttura lì, oppure era quella che ho visto prima, che non si capiva se fosse praticamente la parte della casamatta che spunta sul sentiero, oppure se fosse l'altra fortificazione, se non altro un'altra cosa. Centro.